Buongiorno carissimi, bentrovati in questo venerdì della dodicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura ancora dal libro della Genesi, siamo al capitolo 17, versetti 1-9, poi dal versetto 10, dal versetto 15 al versetto 22. Ecco, troviamo allora Abramo nuovamente. Cosa succede però in questa lettura? Cosa fa Dio? Rinnova con Abramo quella che è la sua alleanza. Quindi gli dice che lui è, io sono Dio l'Onnipotente, cammina davanti a me, sii integro, da parte tua devi osservare la mia alleanza, tu e la tua discendenza dopo di te, di generazione in generazione. Poi Dio gli annuncia la nascita anche di un figlio e gli dice, quando a Sarai, tua moglie, non la chiamerai più Sarai, ma Sara. Io la benedirò e anche da lei ti darò un figlio, la benedirò e diventerà nazioni e re di popoli nasceranno da lei. E allora Abramo dice, ma se a uno di 100 anni può nascere un figlio e Sara all'età di 90 anni potrà partorire, bene, Dio promette questo figlio, andare oltre, Signore, sa andare oltre quelle che sono anche le logiche del mondo, le logiche umane, andare anche oltre le prescrizioni. Basti pensare al Vangelo di oggi, siamo al capitolo 8 di Matteo, i primi quattro versetti. Gesù scese dal monte, una grande folla lo seguiva, si avvicinò un lebbroso e gli dice, Signore, se vuoi puoi purificarmi. Gesù tese la mano, quindi lo toccò. E andando oltre anche la prescrizione che diceva che il lebbroso doveva essere marginato, non era puro, si diventava impuro nel toccarlo, eccetera, eccetera. E Gesù dice: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Bene, che cosa dire? Un Dio che va oltre le logiche anche stesse dell'uomo. Cristo infatti, dice il versetto al Vangelo, ha preso le nostre infermità e si è ricaricato delle nostre malattie, in primis quella del peccato sicuramente. Bene, auguro a ciascuno di voi di vivere una buona, una santa giornata pensando al Dio che sa andare anche oltre. Un abbraccio fraterno, a domani per il nostro appuntamento.